Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook. Bravi, ormai l'avete detto voi, meglio di Maya. In particolare nella settimana dal 1 al 7 febbraio. E poi oltretutto oggi c'è la foto che ha ottenuto più mi piace non solo durante la settimana analizzata, ma proprio durante tutte le 33, 34, 35, durante tutte le puntate di Tessilan Condivision. Pensate che ha superato più di 1100 mi piace. Analizzeremo un filato che rientra tra quelli preferiti da me, che è il Mark, e analizzeremo un po' la sua storia perché è molto importante, molto delicata, molto sofisticata. Come al solito io sono troppo prolissa. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi, che è di Sabrina Duchini. Vai! Allora, iniziamo subito con il suo messaggio vocale e poi riprendiamo e cogliamo quelli che sono i vari dettagli, soprattutto del progetto che lei ha realizzato. Ciao a tutti, sono Sabrina e da sempre ho la passione per quello che è il lavoro a maglia e l'uncinetto in generale. Uncinetto che negli ultimi anni ho piacevolmente riscoperto grazie a Maria Grazia Dottore e al suo canale YouTube La Fata Tutto Fare. Ho scoperto anche un'altra cosa seguendo Maria Grazia, vale a dire il mondo Tessiland, che nonostante fossi inizialmente titubante, ma semplicemente perché non avevo mai acquistato filati in internet, devo dire mi ha sorpreso piacevolmente, perché è un'azienda veramente valida, con filati di qualità. Sono precisi e puntuali nell'evadere quelli che sono gli ordini, grandi o piccoli che possano essere, quindi che dire, continuate così e un salutone a tutti quanti. Ciao! Sabrina, ma certo che continueremo così e anzi faremo anche molto di più come sempre, non ci fermiamo mai. Allora, Sabrina poi ci ha scritto e ci ha dato qualche altro dettaglio, ci ha detto che le ha insegnato, diciamo, la mentore un po' di Sabrina è stata proprio sua madre Giovanna, che era bravissima con l'uncinetto. Poi per anni lo ha accantonato, preferendo invece i ferri. Grazie alla Fata Tutto Fare ha scoperto un mondo e ha deciso di cimentarsi nuovamente con l'uncinetto. Sabrina ha utilizzato circa 300 grammi di Harry variante cipria e circa 80 di Gabriel Porpora Lilla, il tutto lavorato con un uncinetto numero 5. Questa maglia che vedete qui è realizzata da un mix in realtà di due tutorial, rimasugli della maglia Charlotte e la maglia Julie, entrambi della Fata Tutto Fare. Ha fatto, diciamo, un po' di riciclo, un mix di ricicli praticamente, di filati avanzati, ma avete visto che risultato? Cioè, ma l'ho detto proprio, una cadenza gambana che mamma mia, firmati! E ci ha detto che oltretutto lei ad esempio ha utilizzato l'Harry e il Gabriel appunto, mentre la Fata ha utilizzato il Nelly nel progetto Julie, e ha detto che però ha consigliato che in realtà qualsiasi filato comunque missolana da lavorare con un uncinetto che superi il 5 potrebbe andare benissimo per questo progetto. Nel dettaglio ci ha detto che ho seguito passo passo il tutorial della Fata Tutto Fare senza particolari modifiche di tagli e misure, tranne il colore più acceso del Gabriel variante porpora avanzato dalla maglia Prada, usato qua e là per le noccioline sulle maniche. In tutto ho usato 300 grammi circa di Harry variante cipria e 80 grammi di Gabriel porpora lavorato con l'uncinetto numero 5. La morbida da scorrevolezza del filato ha fatto il resto. Le è piaciuto davvero tanto questo progetto perché l'ha valutato tanto pratico quanto comunque con una sua eleganza, quindi noi davvero ringraziamo Sabrina per la sua originalità e il suo dolcissimo messaggio vocale, e adesso passiamo al secondo progetto. Il secondo progetto di quest'oggi invece è di Cristina D'Alfonso. Allora, lei ha realizzato questo mattus che vedete. L'abbiamo contattata e ci ha raccontato che in realtà ha seguito un mix di tutorial, ma che poi si è lasciata ispirare dalla sua fantasia. E quindi ha preso spunto qua e là e poi ha realizzato quello che vedete. Cristina invece ha utilizzato il Ringo nella variante azzurra e lavorata con l'uncinetto numero 6. Per realizzarlo ha fatto questa operazione, ha utilizzato il punto mezza maglia alta in costa retro e poi ha aggiunto catenella con pallina al posto delle frange, come vedete, insomma, ecco, alla fine del Bactus.
Ci ha raccontato che ultimamente si sta cimentando anche con i rimasugli dell'Iggy su dei piccolissimi e dolcissimi amigurumi di cui mi ha inviato una foto che, credetemi, sono davvero stupendi. E ci ha detto, ci ha raccontato insomma un po' quella che è la sua passione per l'uncinetto, che è nata da piccolissima con sua nonna, poi è stata lentamente accantonata e poi ha ripreso nel momento in cui aspettava il suo primo figlio. Che dire, complimentissimi, perché davvero il Bactus è stupendo. La foto che ha ottenuto più mi piace è quella di Lucia Marini, che ha realizzato questo capo semplicissimo di un candido bianco proprio per sua figlia. Ci ha raccontato che sua figlia aveva visto questo maglioncino su internet e che le ha chiesto quindi di riproporlo, e lei lo ha fatto, cosa che poi ci ha confidato insomma a fare da sempre, perché ha sempre confezionato abiti, maglioncini o cardigan per tutta la famiglia, in quanto l'uncinetto e la maglia è una passione che lei coltiva fin da piccolissima. Lucia ha utilizzato per una taglia circa 250 grammi di bravissimo bianco, lavorato con i ferri numero 4 per quanto riguarda i bordi a coste e invece il 4,5 per quanto riguarda il punto traforato. Il filato ci ha detto che ha una buonissima resa e lo ha già lavato, lo ha già lavorato nuovamente, tanto che sta realizzando qualcosa proprio per sé. Che dire, noi facciamo senz'altro i nostri complimenti a Lucia, perché ha avuto un successone, e lei oltretutto ci ha inviato anche un messaggio vocale proprio per ringraziare tutte voi. Ringrazio di vero cuore tutte le persone che hanno lasciato mi piace il mio lavoro. Grazie infinite. Grazie a te. Chiamo ogni volta di proporre delle strutture improponibili. Ok, fuori onda che non metterei, però alcune cose omettiamole. Eccolo qui, il Mark. Inizio sempre con eccolo qui. Lo vedete? Il Mark, morbidissimo, 90% lana super wash e 10% seta. Filato, pratico perché c'è la lana super wash. Anche, è scontato anche questo. Definiamolo anche in un altro modo, pregiato. E perché all'interno di questo filato c'è anche la seta tussa. La seta è già sinonimo sicuramente di alta qualità, ma la seta tussa merita una particolare attenzione e di cui vi vogliamo parlare oggi. La seta tussa è quella prodotta dal bozzolo dei bachi selvatici, non allevati, e infatti viene chiamata anche seta selvaggia o selvatica. È molto resistente ed ha un ottimo recupero in seguito a trazione e uso prolungato della stoffa. La fibra di seta è molto robusta e resistente alle deformazioni. Il tessuto che ne deriva è lucente e di una pregiatezza impareggiabile. È un ottimo isolante termico e mantiene il calore durante l'inverno e il fresco durante l'estate. Assorbe bene l'umidità, ma la rilascia lentamente, per questo rimane più umida del lino, della canapa e del bambù. La seta tussa, rispetto alla seta tradizionale, ha una finezza inimitabile, una grande resistenza e un ottimo recupero a seguito della trazione e dell'uso prolungato della stoffa. Il fatto quindi che il bozzolo dei bachi venga raccolto in maniera del tutto naturale direttamente da terra, si dice che la seta tussa sia proprio l'essenza della terra e si dice che chi la indossa possa cogliere davvero tutta questa energia. Potrete vederla ovviamente nel dettaglio in Tessila News, quindi uncinetti, ferri, cosa potrete farci, tutti i colori nel dettaglio. E basta. E siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Tessila Condivision. Spero che vi siano piaciuti tutti i progetti che avete visto quest'oggi e che possano essere una grandissima fonte di ispirazione. Spero un po' di avervi fatto divertire come al solito, il che non può farmi che piacere. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, qualora non l'aveste già fatto, e di attivare la campanella così da essere a conoscenza di tutti i nostri video, news, come fare, condivision, di tutto e di più. Di continuare a pubblicare e pubblicare i vostri bellissimi progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, di seguirci anche su tutti gli altri social, vale a dire Instagram, Pinterest e TikTok, di commentare qui sotto per qualsiasi informazione voi abbiate bisogno, qualsiasi commento vi sentiate di scrivere, che troverete tutti i link relativi ai prodotti e i tutorial di cui abbiamo parlato quest'oggi proprio qui nel box informazioni. E vi ringrazio davvero di averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!